Gianni Bennati, candidato a sindaco per la lista Orizzonti in comune a Monte San Savino. Intanto, da dove nasce questa intenzione di candidarsi? Lei che ha ricoperto anche un ruolo all'interno dell'amministrazione comunale di Monte San Savino in passato. Ma sicuramente nasce da un gruppo di amici che insieme a me hanno avuto questa idea, un'idea assolutamente innovativa, ripeto, innovativa perché non esistono partiti, non esistono forze politiche, una lista solo ed esclusivamente dei savinesi, e da questa è nata quest'idea che poi ha portato alla lista 52048 Orizzonti Comuni, che sabato ha fatto la sua presentazione. Io all'interno di questa lista, diciamo così, all'interno di questo progetto, di questo mondo, sono quello che porta la mia esperienza e quel briciolo di conoscenze politico-amministrative, ma il valore di questo movimento è il movimento in se stesso. Infatti noi sabato non abbiamo soltanto presentato, vorrei ribadire, il candidato a sindaco, ma abbiamo presentato anche tutti i consiglieri comunali, abbiamo presentato quella che è un mondo, un progetto, un qualcosa che sta avendo un riscontro e un seguito molto più addirittura di quanto pensavo. Ripetiamo un concetto, il fatto che vi presentate non come una lista che è espressione di centro-sinistra e centro-destra, quindi. Assolutamente no, io dico a tutti che noi non siamo né di destra né di sinistra né di centro, noi siamo di Monte San Savino, qui non c'è nessuno che appartiene a un partito. La regola principale per far parte della lista era che nessuno avesse una tessera di partito, non ci siamo confrontati con alcuna forza politica, anzi abbiamo anche rifiutato ogni confronto con ogni forza politica, e l'altra regola è quella che è gente in gran parte, in stragrande maggioranza, nuova, e soprattutto che è tutta gente savinese, che è cresciuta a Monte San Savino, che tutti i giorni vive a Monte San Savino, che tutti i giorni vede e si confronta con i problemi di Monte San Savino. Queste sono cose, penso, fondamentali, e penso che l'entusiasmo è proprio nato da questo qui. Io vorrei portare soltanto un esempio. Noi abbiamo costituito un gruppo, non io, altri, perché io con le tecnologie moderne ho qualche difficoltà, un gruppo di WhatsApp che in 5 giorni ha già raggiunto quasi 200 amici. Quindi questo penso che sia un segnale importantissimo, perché la gente, malgrado tutto, ha voglia di partecipare, ha voglia di condividere, ha voglia di essere all'interno di un progetto. Ripeto, un progetto assolutamente nuovo. Per quanto riguarda il progetto, il programma, o perlomeno quelle che sono le difficoltà di Monte San Savino, che idea vi siete fatti e in quale ambito intendete agire? Allora, noi abbiamo guardate tantissime idee, a qualcuno dico forse anche troppe, però per correttezza e per precisione e anche per un senso di modesta, queste idee devono essere confrontate con i cittadini, con tutti i cittadini. Pertanto noi, prima di esternare le nostre idee tutto, vogliamo sentire quello che pensano i savinesi, quelli che ritengono che sono le priorità, quelli che ritengono che sono i problemi, e insieme a loro faremo un programma che deve essere il più condiviso possibile.